Adesso è proprio ufficiale, c'è persino la conferma del diretto interessato. Gigi Buffon dice basta e sembra quasi impossibile. Ogni volta che il congedo sembrava imminente, lui lo spostava un metro più avanti. Un inno all'eternità tra i pali. Le migliori parate della sua vita sono gocce di memoria distillate in 28 lunghissimi anni. Da Parma a Parma, il minorenne lanciato a sorpresa da Scala nel 95 è adesso un vecchio ragazzo che ha impiegato molto tempo per diventare un giovane uomo. Nel mezzo, tanta Juventus, anche in Serie B, e persino una breve parentesi parigina. Lentissimi i tempi dell'ultima uscita, ma spesso la passione è nemica della logica. Un record dietro l'altro, con lui i quiz perdono il fascino del mistero. Chi ha più presenze in Serie A? Buffon, 657 gare. Chi ha più presenze in nazionale? Buffon, 176 partite. Chi ha vinto più scudetti? Buffon, 10 tricolori. Il muro di Berlino? Sempre il Gigi nazionale, insieme a Fabio Cannavaro, che lo ha preceduto sul podio del Pallone d'Oro nel 2006. Si potrebbe continuare con il primato di imbattibilità, ma le statistiche spiegano soltanto in parte questo numero uno in grado di spalmare l'imprevedibilità dei suoi riflessi nel corso di un trentennio. L'ossessione pubblica? Quella Champions sfuggita sempre sul più bello. L'ossessione nascosta? La paura per le vespe. E adesso? La nazionale chiama ancora. Buffon potrebbe prendere il posto di Vialli come capo delegazione. La nostalgia per Luca è inguaribile, ma nessuno sa parare il tempo come Gigi. Buon pomeriggio da Rai Sport. Gigi Buffon dice basta. A 45 anni il portiere, entrato nella leggenda del calcio italiano, ha deciso di smettere, di voltare pagina, come raccontato da Aurelio Capaldi nella copertina montata per noi da Marco Palozzo. Dunque, esordio in Serie A nel 95, addio al calcio giocato nel 2023, in mezzo tra i tanti successi il Mondiale. Abbiamo rivisto le immagini che ci riportano in Germania, a Berlino, e a proposito di Mondiale finisce, anzi tempo e anche dolorosamente, quello dell'Italia femminile, che sconfitta dal Sudafrica non si qualifica per gli ottavi di finale. Tiziana Alla. Ed è tempo di nomine in Federcalcio. Dall'idea di Buffon, come abbiamo sentito in apertura di giornale, nello staff della nazionale maggiore, a quello del successore di Milena Bertolini sulla panchina della nazionale femminile, il Consiglio federale venerdì convocato alle 11.30. Intanto si rincorrono nomi e indiscrezioni. Veramente Buffon, come abbiamo già detto, favorito per il ruolo di capo delegazione nella nazionale di Mancini. È il capolinea invece per Milena Bertolini, ma questo si sapeva già prima dell'inizio del Mondiale. Bene, dopo i no di Evani e Venturato, i nomi più gettonati in questo momento sono quelli di Montemurro e Spugna, rispettivamente allenatori della Juventus Women e della Roma Donne. Queste sono le indiscrezioni che si rincorrono in queste ore. E noi siamo in chiusura, ci fermiamo qui per tutti gli aggiornamenti. Vi ricordo la sezione sport del sito rainews.it. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Arrivederci. E con questo nuovissimo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e mettete la campanella per non perdervi i nostri nuovi video. Ci vediamo alla prossima, ciao!